nel tuo testamento cosa lasceresti ad Appino? Dai, no, ci devo pensare bene. Ovviamente tutta la mia collezione di giacchette, di pantaloni, perché ogni volta mi ruba dall'armadio, quindi ne sarebbe molto felice, io credo. Nel vostro testamento cosa lascereste a Pino? Nel testamento? Non ho una stufa. Sì, esatto. Una grandissima stufa. Una canottierina di lana. Forse oggi anche qualcosa di più pesante da mettersi, perché sta congelando. È un cd di dente, credo. Tante medicine per il raffreddore. Una scorta infinita di fazzoletti. Quello che dovrebbe lasciare lui a noi, più coperte. Che altro. I guanti sono sempre utili. Qui non si riposa mai, la gente spara. Niente da Pino lascerei nel mio testamento, perché non si merita niente da me. Niente, non lascerei niente a nessuno, a parte l'archivio Balducci che sto costruendo da anni e che sarà un ente benefico statale. Boh, forse una bottiglia di vino non la apprezzerebbe di sicuro. Il minimo è una birra. Una birra. Nel tuo testamento cosa lasceresti ad Appino? Sta bandana, visto che l'ho usata in sto video. Il mio frustino. Ad Appino, beh, la Pecar, che è contento. Lascerei la bottiglia d'acqua e l'asciugamano per pulirsi la merda che ha preso prima. La mia falange. Forse le mie scarpe. Un boa rosa. Sì, un boa rosa di piuma. No, perché il mio era il boa rosa. Era il mio. No. Una bellissima pergamena con su scritto ridi e lascia ridere. Al CD, probabilmente. Magari la mia discografia dei CD, non dei suoi, però di tutto il resto di quelle che ho. Poi magari ce l'avrà già tutti, però. Beh, una delle mie chitarre, penso. Nella periferia si svegliano i playback. Nel tuo testamento cosa lasceresti ad Appino? Sarò banale, ma la collezione di chitarre. Peraltro io non possiedo niente. Non sto scherzando, non ho nessun possedimento terreno che non siano chitarre. Cioè, il mio trasloco consiste in due valigie di vestiti e 14 chitarre, quindi lascerei giusto quelle, visto che quelle ho.